Volete provare un mazzo e per testare come giri e per non fare spese azzardate state optando per delle proxy? Ogni volta che però la stampa esce fuori vi accorgete di aver sbagliato le misure? Come fare allora a non cadere più in errore ed avere grafiche che riproducano in modo fedele le carte del vostro TCG preferito? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Più di una volta, quando avevo intenzione di testare un mazzo che poteva interessarmi di Pokémon, Yu-Gi-Oh! O Magic the Gathering, ho fatto ricorso alle cosiddette proxy. Ma cosa sono? Le proxy sono delle sostitute facilmente acquistabili in mercato o addirittura fatte in casa che vanno a sostituire una carta originale. Esse vengono create per andare a rimpiazzare delle carte che hanno un costo molto alto o per, come già detto ad inizio prefazione, testare il funzionamento di un mazzo prima di procedere all'acquisto degli elementi originali. Per saperne di più, in descrizione vi lascerò l'articolo di Wikipedia che ne parlerà più nel dettaglio. Ma, basandomi sulla mia esperienza personale, sono state poche le volte che una stampa ha rispettato le dimensioni reali delle carte di gioco. E quindi mi ritrovavo il più delle volte ad avere delle proxy completamente fuori misura, a volte più grandi, altre più piccole. Ed è solo frequentando assiduamente, per motivi di impiego, il mio centro stampa di fiducia che mi è stato passato da chi ci lavora un modo infallibile di creare delle carte test attraverso un programma che potrà essere reperito in modo totalmente gratuito dal web. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. Dalla prossima settimana arriverà ufficialmente la nuova rubrica del canale Cosa accade al di fuori del crogiolo, dove tratteremo tematiche riguardanti altri giochi di carte collezionabili che esuleranno dallo stravagante mondo di Keyforge. Mercoledì 2 febbraio, sempre alle ore 8 di mattina, non perdetevi quindi questo primo appuntamento che prenderà in esame il GCC della Legend Story Studios. Vi aspetto numerosi. Ed ora andiamo a scoprire assieme il metodo che vi permetterà di creare delle perfette carte proxy per i vostri TCG preferiti. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima cosa da fare per dare inizio alla creazione sarà quella di recarvi sul sito attraverso il link che vi lascerò in descrizione. Una volta arrivati sulla pagina dovrete cliccare sulla prima opzione, Silhouette Studios, e scaricare il programma nella sua versione attuale 4.4.920. Una volta completato il download, procederete all'installazione e terminata quest'ultima, potrete aprire il programma dal vostro desktop. Una volta davanti la piattaforma, vi verrà automatico chiedervi dove mettere mano. Tranquilli, sarà del tutto normale, è successo anche a me le prime volte. Ma non vi preoccupate, fra poco scopriremo tutto quello che ci sarà da sapere per creare delle proxy a regola d'arte. Per prima cosa dovrete impostare il formato del foglio sul quale vorrete andare a lavorare e di conseguenza stampare. Il programma avrà già in utilizzo il formato A4, ma se così non dovesse essere, vi basterà selezionarlo nel terzo menu a tendina sotto la voce Dimensione Media dalla finestra Impostazione Pagina che si troverà sulla destra. Ora, dopo aver sistemato il formato, toccherà alle carte ad essere inserite all'interno del progetto. Come si fa? Sarà complicato? Assolutamente no, non ci sarà niente di più semplice. Vi basterà cercare su Google l'immagine della carta che vorrete stampare, scrivendo ad esempio Black Lotus Magic. Una piccola raccomandazione. Cercate di trovare file che abbiano un formato PNG, ovvero con sfondo trasparente, o che siano immagini JPEG con margini praticamente adiacenti al bordo della carta.
Ciò vi semplificherà la vita in lavorazioni come queste. In descrizione vi lascerò i link dei siti web che ho utilizzato personalmente per la realizzazione di questo video. Una volta trovata la carta, potrete salvarla in una cartella dedicata sul vostro PC o direttamente sul desktop. Dopodiché non vi resterà altro da fare che selezionarla per poi trascinarla sul programma. Una volta importata, noterete che le dimensioni della carta non saranno poi così veritiere. Nel nostro caso, ad esempio, il loto nero risulterà molto più piccolo rispetto alle dimensioni del foglio. Servirà quindi ridimensionare l'immagine conferendogli le misure appropriate che caratterizzeranno una carta di formato standard. Una volta selezionata la carta, dovrete impostare i seguenti valori nella parte alta della barra degli strumenti, andando prima a cliccare sul lucchetto per svincolare le misure automatiche ed inserendo nelle due caselle W larghezza ed H altezza i seguenti valori: 63,00 ed 88,00. Questi numeri staranno a rappresentare le dimensioni delle carte di formato standard. Mentre se avrete una carta di Yu-Gi-Oh!, essendo quest'ultima di formato Japanese, i valori da inserire saranno rispettivamente 59,00 ed 86,00. Ed è così che avrete le vostre proxy perfette pronte per essere stampate. Ora però mi preme da consigliarvi qualche piccola scorciatoia per abbreviare la tempistica di realizzazione di un singolo file attraverso dei semplici trucchi che chiunque utilizzi Photoshop conoscerà sicuramente bene. Ciò vi permetterà di realizzare un gran numero di pagine in pochissimo tempo, soprattutto se vorrete stampare un intero mazzo da Commander o un qualsiasi deck da 60 o 80 carte, se si sta parlando di Pokémon o Magic per il primo esempio o Flesh and Blood per il secondo, se si vorrà giocare in formato Constructed. Una volta stabilita la misura, potrete cliccare sulla carta in questione e attraverso la combinazione di tasti Alt più clic sinistro del mouse avrete la possibilità di duplicare l'immagine risparmiandovi del lavoro prezioso, dato che il clone manterrà le stesse identiche dimensioni della sorgente copiata. Potrete selezionare anche un gruppo di carte e replicare il procedimento per avere già una griglia pronta all'uso, dato che una volta create le reference, trascinando qualsiasi immagine di altri elementi di gioco che vorrete stampare sopra le carte già presenti nel progetto, la nuova immagine manterrà in automatico, anche in questo caso, i valori di altezza e larghezza già impostati in precedenza. Infine, ogni volta che avrete completato una pagina, non vi resterà altro che salvare il progetto, cliccando in alto a sinistra su File, aprendo il menu a tendina, selezionando poi Stampa, nella finestra di anteprima cliccare di nuovo su Stampa, andando a selezionare poi la voce Microsoft Print to PDF nella finestra che si aprirà di seguito, e ancora su Stampa. Una volta scelta la destinazione del file, dovrete rinominarlo per poi concludere la procedura cliccando su Salva, ottenendo infine il PDF dell'intera lista di carte. Inoltre, potrete in seguito continuare ad usufruire del progetto già aperto per inserire nuove carte che andranno a far parte del vostro mazzo proxy, e ripetere tutta la procedura appena descritta per salvare ogni singola pagina che conterrà tutti gli elementi necessari per iniziare a giocare. E finalmente, una volta portato tutto su pennetta, la stampa sarà il penultimo step, più uno, prima che la carta sia utilizzabile per le partite di test. Potrete usufruire della vostra stampante casalinga o, come me, recarvi nella copisteria di vostra fiducia per avere una qualità d'immagine sicuramente più alta. Quindi, una volta arrivati a questo punto, vi aspetterà il lavoro che solo a pensarci mi strazia l'anima, ovvero la fase di taglio.
Quando procederete al taglio, siate il più precisi possibile e non fatevi prendere dalla fretta. Il risultato finale, se avrete svolto un buon lavoro, vi lascerà sicuramente soddisfatti. Arconte, una domanda. Ho notato che hai detto penultimo step più uno. Cosa volevi intendere? Ebbene, quando andrete a tagliare lungo i bordi, arriverete ad un punto dove la precisione sicuramente verrà meno, ovvero negli angoli. A tal proposito, facendo qualche ricerca su internet, ho scoperto questo aggeggio. Che cos'è? Il suo nome reale è Sunstar Kadomaru Pro S4765036, che detto così sembra un personaggio di Star Wars, ma personalmente mi piace chiamarlo rasoio angolare. A cosa serve? Per tagliare in modo accurato gli angoli di una proxy, conferendogli quel tocco in più di autenticità, potrete utilizzare il Sunstar, che attraverso una delle sue tre misure, nel caso delle carte da gioco la più adatta sarà la Small, applicherà un taglio circolare perfetto che altresì con delle semplici forbici non riuscirebbe. Basterà una leggera pressione ed il gioco sarà fatto. In descrizione vi lascerò il link dove potrete acquistarlo. E così, dopo questi semplici passaggi, potrete sfoggiare finalmente le vostre proxy perfette, pronte per essere utilizzate in un match di test o magari per una partita amichevole. Ora, una delle domande che più di frequente mi è stata posta mentre parlavo dell'intenzione di voler realizzare un video come questo è stata: Arconte, ma si parla di proxy, perché farle a regola d'arte se poi vanno cambiate e rimpiazzate con le copie autentiche? A questa domanda la mia risposta è sempre stata che sì, ogni giocatore ha il suo modo di creare una proxy. Anche un semplice foglio bianco con scritto su il nome della carta andrebbe bene, se ovviamente si opta per una soluzione totalmente gratuita. Ma se proprio dovrete spendere per delle stampe o farle da voi in casa, beh, che almeno siano fatte a regola d'arte. Questo metodo si adatterà a qualsiasi TCG voi giochiate e seguendolo potrete avere delle proxy perfette ogni volta che vorrete. Non vi basterà altro che andare alla ricerca delle carte che comporranno il mazzo che vorrete costruire per sferrare massicci attacchi verso il vostro avversario e provarlo per sfruttarne appieno il potenziale. Nel mondo delle proxy una cosa è certa: qualsiasi deck avrete in mente o che troverete in rete sarà a vostra completa disposizione. Ovviamente entro i limiti del consentito. E voi avete mai utilizzato una o più proxy per testare qualche mazzo che vi interessava provare? E questo metodo potrà tornarvi utile per le prossime volte che dovrete ricorrere a questa pratica? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.